questione poi culturale. La questione posta tra l'altro dalla questione del libro proprio fatto a Chiara Giannini, ora con la questione dell'editore Casa Pound, sì, no, di una trasformazione del paese sempre più verso una destra illiberale, una destra che in qualche modo la nostra storia ha messo da parte. Sì, il caso di Casa Pound, ma anche insomma il fatto che lo stesso ministro Salvini strizzi l'occhio a quest'area politica dovrebbe in realtà farci riflettere molto. Io, ad esempio, fossi del ministro dell'Interno, sarei imbarazzato nell'aver pubblicato un libro che, diciamo, afferisce a un mondo culturale come quello di Casa Pound, che si definisce neofascista. Cioè, un conto è il leader di un partito politico, un conto è quando il signor Salvini diventa anche ministro, quindi dovrebbe, come dire, garantirci a tutti noi, è il garante, è anche il mio ministro. Allora, il fatto che anche il mio ministro dell'Interno pubblichi un libro con una casa editrice vicina a Casa Pound che si proclama neofascista, beh, insomma, un po' mi preoccupa, perché in realtà l'antifascismo è un valore costituzionale. Che Renzo faccia un errore di fondo molto grande, perché Altaforte, se lo avete letto sull'agenzia ieri sera, ha preso le distanze dalle posizioni fasciste o simili a queste. Vabbè, è la casa prese, editrice. No. Prese da? Prese da, ad esempio, Francesco Polacchi, che è vero che però è il capo. Ne è il capo, ma è come dire Mondadori è della famiglia Berlusconi, allora Mondadori è la casa editrice di Forza Italia, ma di che stiamo parlando? Però se va sul sito è Altaforte, tutto Altaforte il cinema nel terzo Rai. Se posso parlare, Altaforte ha preso una posizione netta, ha detto siamo una casa editrice indipendente. Ma chi è Altaforte se non il suo capo? Poi che cavolo, in una cultura fascista il capo. Chi ci pubblica con Altaforte? Tutti, giornalisti, indipendenti. Io non sono legata a Casa Pound, sono quanto di più distante c'è dal mondo fascista. Non credo che il ministro Salvini sia fascista. E sono allora, Irene Tinagli, c'è un dato. Per cui la Repubblica, la democrazia liberale, tollera il pensiero di chiunque, in qualche misura. Se c'è un libro scritto da Chiara Giannini, poi vediamo cosa dice quel libro. Io infatti non ho niente contro il libro, certamente mi preoccupano certe dichiarazioni, perché non possiamo far finta che l'Italia non sia una repubblica che è nata dall'antifascismo, la nostra Costituzione si fonda su quello. L'antifascismo non è il male dell'Italia, l'antifascismo è quello che ha liberato l'Italia dalla dittatura, è quello che ci ha ridato la libertà. Allora io vorrei che almeno su questi valori non ci fossero distinzioni di partito. Però mi sarebbe piaciuta una presa di distanza. Voglio dire anche un'altra cosa, un rappresentante della comunità ebraica, visto che abbiamo Parenzo qua, verrà a trovarmi al Salone del Libro, mi conosce da tanti anni, io sono molto vicina alla comunità ebraica livornese, essendo livornese, e mi ha detto verrò a trovarti perché il tuo libro è un libro neutro, è un libro che avrebbe potuto essere pubblicato con qualsiasi casa editrice. Speriamo che ne trovi un'altra. Sinceramente io con Altaforte mi sono trovata molto bene e pubblicherò altri libri con loro, perché mi sono trovata molto bene. L'Euro.